Signori, ecco a voi Harley Quinn, il personaggio più sgravo del gioco, ovvero sì, ok, ce ne stanno tanti, ma lei particolarmente, anche perché l'ho iniziato a usare come se non ci fosse un domani ed è relativamente molto, ma molto sgravata la waifu e anche la figa. E proprio come è fatta esteticamente il personaggio, penso che sia uno dei miei preferiti in assoluto di questo videogioco per il momento. Ma prima di andare a vedere tutti i perk, tutte le combo, quelle che ho scoperto, ma penso che ce ne stanno anche di meglio, andiamo a vedere come questo videogioco già a una settimana mi mette una palla. C'è di tutto il rispetto, capito? A parte tutto ci sono dei bug fix che ovviamente skipperemo come in ogni videogioco di patch. Ogni videogioco di patch. E le novità che mi toccano particolarmente sono, a parte tutto, che adesso in allenamento bisogna... si può provare ognuno dei personaggi, quindi non bisogna per forza sbloccarli così. Già uno si fa l'idea del personaggio che si vuole sbloccare, capito? Utile, worth. E poi gli XP che ti danno in PvP, che possono essere sia di sconfitta che di vittoria, utile, ok. Poi i Pax Fix ovviamente non ci interessa niente. Poi ci sono tutti i personaggi, che alla fin fine penso che quelli più impattanti sono la banana, la signorina Bananina Guard, che ovviamente hanno cercato di ridurre il suo impatto dei suoi attacchi speciali laterali, ovvero quelli di aria e quelli di terra, togliendo un 2 di potenza a tutte e due, sperando che in qualche modo bisogna contenere questa rotta banana. Poi vabbè, Bugs Bunny, il fix della cassaforte che ti colpiva a ripetizione se ti scagliava contro. Vabbè, Garnet mai usata, Gizmo idem. Ok, Iron Giant, raga, Iron Giant stanno cercando di fissarlo il più possibile, perché veramente un set di attacchi consecutivi illegali. E poi ancora non l'hanno messo, però lo stanno visionando. Oddio, diciamo che comunque per essere un personaggio molto grosso bisogna farlo ad hoc, secondo me, perché effettivamente, cioè, raga, ho visto delle robe con Iron Giant ed era illegale. Poi Jake va bene, mai usato. Jason, c'era un bug che lui si flippava quando grabbava i cosi, dai, i due player, vabbè, sti cazzi. Però sono curioso di provare Shaggy adesso, visto che stanno cercando... cioè, l'hanno tolta una comba, a quanto ho capito io, però... cioè, guarda, questo qui l'hanno incrementato da 1.300 a 1.700, da 13 a 14, bisogna vedere, voglio provarlo poi Shaggy, vediamo. Poi la Wonder Woman, raga, hanno buffato intanto, vabbè, il green, come si chiama, non lo so, non mi ricordo, perché non l'ho mai visti da piccolo, quei due cosi. E Grande Tazza hanno pure buffato un pochino, capito? Bisogna vedere, voglio provarli tutti. Però la Wonder Woman in qualche modo lo stanno cercando di nerfare, cioè il Lazzo adesso c'ha un 8 secondi di aggiuntività. No, vabbè, fratello, non ce la faccio a parlare oggi. Hanno aggiunto 8 secondi di cooldown per il suo Lazzo, perché il Lazzo è quello che ti grabba, capito? In poche parole lo stanno cercando di tenere a bada questa Wonder Woman. Adesso parliamo dell'Harley Quinn, anche perché l'Harley Quinn non l'hanno toccata, perché dicono, vabbè, è sgravata, godetevene tutti. Allora, andiamo intanto a vedere i perk. Andiamo in addestramento. E per quanto riguarda i perk, eccoli qua. Allora, penso che intanto questo qua, i suoi, la prima, questa è quella più sgravata, nel senso il suo attacco, aspetta, faccio vedere subito, prendiamo il pad così siamo molto più sfighi, questo diventa una schivata, il suo attacco diventa una schivata, quindi tu puoi in qualche modo, quando l'avversario attacca, andare, vai dietro, boom, secco, in bocca, capito? Poi gli altri li ho lasciati, questi due sono i basici, cioè il pugile che incrementa gli attacchi in mischia, alla fin fine gli assassini sono quelli che vanno ad attaccare molto più ravvicinamente, proprio in bocca all'avversario, questo qui come da Rick, e questo che ovviamente dà per i proiettili dà anche fuoco. Allora, le combo di... cioè, vabbè, non è illegale questa, a parte delle combo, puoi fare veramente la qualsiasi cosa. Cioè, qua. Capito? Puoi fare veramente la qualsiasi cosa con Harley. Fai così, scatti, via, e poi il bot è... Non voglio insultare il bot, capito? Però puoi concatenare qualsiasi cosa con la ragazza, e a parte tutto che gli assassin riescono a fare una marea di danni, vedi che Shaggy è già al 100. Cioè, capito? Siccome tu riesci a dare dei danni veramente letali, cioè puoi concatenare robe e poi andare verso l'alto e rompere l'avversario. Qua. Però ovviamente già con la patch avete visto, leggendo, che hanno tolto un po' di... hanno messo un po' di pausa tra una combo e l'altra, perché alla fin fine tu al bro, se tu concateni la combo in maniera efficace, cioè lui ha poco da fare, cioè vedi? Adesso un pochino hanno messo un po' di pausa e ci sta. Andiamo subito a provarlo in PvP e vediamo quello che si può fare a smarmellare qualche Cristo. Ah, a parte tutto che adesso ci dovrebbe arrivare l'evento. Io non so perché non si aggiorna, visto che adesso è il 7 effettivo. Però
Vediamo poi in seguito domani già con un altro video, vediamo che cosa hanno aggiunto. Ehi, contro il Cavaliere Oscuro, molto bene. Molto bene, l'ho provato relativamente, cioè non l'ho provato per niente lui, ma neanche contro mi è capitato chissà quante volte Batman. Non lo so cosa aspettarmi, sai. Onesto, sono onesto. Però poche robe possono contare questa Harley. Cioè dipende, ovviamente dipende sempre chi lo gioca l'avversario contro e se lo sa anche usare tipo il suo main. Vedi, oh. Calma. Guarda come scappa il losco. Ce ne stiamo dando di santa ragione. E lui riesce a... Stai calmo. Ah, è vero, i palloncini, è vero. Però li uso relativamente pochi i palloncini, non lo so. Aspetta. Bomba. A posto, non la farò mai più la bomba. No, l'ho schivata. Vai. Vai via, vai via, vai via. Dai, ragioniamolo, ragioniamolo, ragioniamolo. Adesso siamo 1-1, palla al centro. Ora forse sei più forte del Joker. Come ora sono più forte del Joker? Puoi dirlo forte? No, 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 no. Raga, il Joker... il Joker lo voglio provare, cazzo, perché è veramente sgravo. Guarda che riesce a farmi le robe. Bello, complimenti. Il ragazzo lo sa giocare comunque. Niente, non riesco a farmi le mie combo. Vai. Schiaffi, schiaffi, sto prendendo schiaffi. No, no, aspetta, 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 che questo mi fa il culo. Siamo 2-1 per lui e lui è messo bene. Allora, attacco, l'attacco in aria verso il basso comunque è worth. Cioè, molto forte questo, puoi concatenare le robe. Vedi che si stanca subito con la schivala, è giusto così. Oh, olè, schiaffi. No, ho missato. L'ho missato, l'ho missato. Stavo per farlo volare nell'iperuranio. Niente, questo Batrang di merda. No! Bene, come prima partita comunque di riscaldamento ci sta a prendere il cazzo. Comunque è sempre Harley. Diamo un toast. Gli diamo un toast al ragazzo perché è stato bravo. Mi ha letteralmente rotto. Oh, se mi batte anche Jason posso andare veramente a depositare il pad e continuare a giocare con... a farmi il solitario. Perché, cioè, non si spiega. Cioè, penso che il Jason sia uno dei personaggi che... Non dico inutili, però uno dei più... Non voglio dire scarsi, perché alla fin fine... Sì, più scarsi, dai. Cioè, a me non mi piace proprio Jason come personaggio. Allora, vediamo. Perfetto. Sì, sì, sì. Dai, ma smettila questo teletrasporto, ah, coglione. Il letto. Combo. No, è l'armatura. Vabbè, lo sai che io lo so come funziona il coso, cioè nel senso... Conosci un dottore bravo, sì. Lì! Bello però questo. Questo mi è piaciuto, questo l'ha sentito, mi sa, il grande Jason. Bello. Bello. Teletrasporto. Niente. Gli piace il teletrasporto al ragazzo. Gli piace il teletrasporto e anche il cazzo, mi sa. Sì, uno, due, tre. E vai, vai verso l'altro, vai verso l'altro. Continua, continua, continua. Continua a dargli le santa ragione, esatto. Vai, vai, vai. No, 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 recupera a posto. Però guarda, guarda già il danno che gli ha fatto al ragazzo. Aspetta, uno e due. No! Vabbè, la schivata ci sta, frate, perché altrimenti veramente sarebbe del bot, capito? Ehi. Questa l'ho sentita. Questa pure, mi sa. Questa pure, mi sa. Va bene, 1-1. Però guarda intanto il vantaggio che c'ha. Cioè, lui è già in seconda, per quanto mi riguarda. Capito? Sì, sì, è già in seconda, è già in seconda, è già in seconda. No, non è riuscito a uscire. Ora sì, però, ora sì è in grande stile, con quella mazza in bocca, frate. Vai. Vai. Guarda come gli è sorvolato quel proiettile. Allora, aspetta, fammi vedere una cosa. Vieni. No, come l'ha schivato? Vieni.
Allora, se riusciamo a farlo volare in alto. No, cioè puoi concatenare quella granatina per fargli un ulteriore saltino in più per buttarlo fuori dal tetto, capito? No, vabbè, dai, ma già sono una merda, guarda. Che fai? Cosa fai? Vai via. Allora, aspetta. Ok. Vai via. No, niente. Ci ha pensato solo lui. Ci ha pensato solo. Va bene, Harley Quinn. Il ragazzo pure si è meritato un bel tostino. Perché alla fin fine, dai, cioè, per essere Jason, ti è cavato anche abbastanza bene. Poi lasciamo che il teletrasporto penso che sia una roba che se tu spammi prendi letteralmente il pene in bocca. Perché, capito? Cioè, se l'avversario è stupido, ok. Ma di nuovo lui. Ma Jason. 1v1, che è la rivista. Cioè, ehi. Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. E a sto punto ci facciamo la rivincita. Scusami, permettimi di dissentire di questa cosa. Vabbè, vuol dire che non ci sta giocando nessuno attualmente. Che ore so? È ora di pranzo, Comunque devo vedere il prossimo personaggio da sbloccare. Non lo so, forse un bel tenchino magari. Non so se prendermi la Wonder Woman. Starei optando anche per un Superman, sai? Non lo so, mi ispira. Però boh, vediamo, perché alla fin fine picchiatore, vabbè, c'è Shaggy e la banana adesso, che tanto sono personaggi gratis, quindi picchiatori ormai non li accantono un po'. Assassin c'è la Harley. Magic c'è Coso, c'è Rick e il tank mi manca. Sì, mi manca un bel tank. Adesso io, se mi dai la possibilità di andare a fare il game oppure l'avversario, se ritirato, perché ha visto che siamo effettivamente uguali, come se fosse una rivincita, non lo so. Si è verificato un errore di rete, uscita del match in corso. Ok, vabbè, cioè nel senso, comunque, se posso dire, l'unica cosa che potevano fissare era questo, cioè, capito? Forse è normalissimo perché c'è tutta la roba del crossplay, capito, in gioco. Però, vabbè, cioè, dà fastidio comunque se io sono... Ok, proviamo sto Shaggy. Dai, proviamo Shaggy contro, visto che ci hanno fatto delle robe ed hanno fixato un po'. Qui c'è lui, boss sconfitti 4, attacchi schivati, vittoria di Batman. Ah, lui è un main Batman, quindi. No, la mappa di... No, la mappa di merda, per te. Sì. Hai già capito il senso del match. No, è vero, sono stupido. Ok. Mi ha preso. Allora, Shaggy, parliamone, ragazzo. La smetti di saltare? No, e vedi dove... E si carica. Va bene, aspetta un attimo, vieni qui. Yeah. Lì... No, l'ha schivato, maledetto. Parliamo, allora, mi sa che questo è complicato il match. L'ha schivato ancora. Lì. E la smette di schivare. Dici, lo sto schivando anch'io. Vabbè, dettagli, cioè nel senso. E basta. Comunque penso che l'attacco più sgravato di Shaggy è proprio quello. Cioè che gli dà un pugno in bocca che alla fine... Ui. No, niente. Non riesco a predictarlo. Lì. Ora ragioniamo, dai. Ora è 1-1 palla al centro, poi non mi ha tolto niente. E vabbè. No, non sono riuscito a predictarlo, va bene. Lì. Niente, l'ha schivato. Quella è una schivata comunque. Quell'attacco dovrebbe essere una schivata. Niente, dici. Dai, guarda questa mappa di merda. Vieni. Lì. Mamma mia Harley, la combo della vita è quella. No, se divento ancora qualcosa mi incazzo. Ok, perfetto. E niente, frate, quel calcio penso che è una delle combo più forti. Lì, no, ecco qua, vedi. Dai, niente.
Allora, è in vantaggio lui, ok. Va bene. Da fuoco. Conosci un dottore bravo? No! Certo che comunque ci vuole anche dell'ingegno andare in bocca al raggio. Ma perché devo perdere game? Perché sono stupido? Cioè, spiegami, dici tu. La domanda. Ah, ok. Il signore. Mamma mia, veramente brutto come personaggio. Ammetto che io non ho mai visto i Gremlin. Io non so che cosa sono. Non ho proprio... affettivamente non ho proprio ricordi di loro. Penso che io da piccolo li skippavo completamente quando avevo sti robbi. E quindi, boh. Pure scarso forse questo, non lo so. Dipende. Non bisogna dire che le persone sono scarse soltanto perché io non provo i personaggi. Lì. Oh. Uno. Ah, è vero. Devo ricordarmi che c'è sto roba della Batmobile lì. No, ok. Calmo. Che è quella cosa, la radio? Ah, mi fa danno la radio, vabbè. Ovviamente è palesissima come cosa, soltanto io non ci potevo arrivare. Ok. Che fa? Ma pure lo skate. Ah, come quello che c'ha la macchinina. Come la sua antitesi. Lì, in bocca. No, come ho fatto a non prendere quell'attacco in giù? Ma che kamikaze? No, come ho fatto a non prenderlo? Lì, non l'ho preso. Lì. Mi ha preso lui. Lì. Vai, vai via, vai via, vai via, vai via. Guarda che cosa puoi. No, ho preso il martello. No, e ho perso. No, non è vero, non ho perso. Ho perso. È morto, dai. È morto. 2-3 combo ed è finita. Allora, 1-1. Oh, ma basta questo skate. Cioè, nel senso, come faccio a counterare lo skate? Oh, comunque pesta sto robo, eh. Pensavo fosse più scarso. Vedi che si prende. Aspetta. È lì. E non lo prendo. Ma che senso c'ha andare di qua e di là facendo sta roba? Vabbè, che cosa vogliamo fare? Scusami. È come se veramente facessi pure io soltanto l'attacco speciale. Bello questo. Non cadere. Ok. Vabbè, che comunque sono morto pure io. Questo fatto che si fa saltare in aria, cioè, mi destabilizza mentalmente. Olè, serra, manico. Vabbè, comunque abbiamo un bel vantaggio di 50 punti. Oh, aspetta che non è soltanto di 50 punti. Aspetta. Ok. Lo scattino, te ne vai. Olè. No. Vedete, perdo con lui che c'è tutto questo vantaggio. Veramente, non gioco più a questo videogioco. Sì, sta recuperando, eh. Vai via. No, come hai fatto, maledetto. No. Lì, no. Niente, non riesco a chiuderla. E questi sono i match dipendenti. Vabbè. No. Bello così. Fai così. Bam. E vinci il game. Harley Quinn è la grande waifu di questo gioco. Sai che pensavo fosse più inutile il Gremlin? Comunque Harley Quinn è mia madre.